Buonasera, saluti, bentrovati. Siamo con la professoressa Valente, quello che a noi sorrentini è noto come il metodo Valente. Lei ci ha deliziato e regalato tante cose. Noi siamo venuti appositamente da Sorrento per sentirla in questa lezione magistrale preannunciata qui nella confraternita del Crocefisso di Castellammare di Stabia. Professoressa, i nostri complimenti per tutto quanto avete Grazie. preparato e dovete ancora preparare. Sono contentissima di stare qui stasera a presentare questo volume di Egidio Valcaccia, che è un'ottima guida di alto profilo per Castellammare, che è una città veramente piena di tesori. Attraverso la sua storia si può fare la storia dell'arte. Io dico questo, che le nostre città sono veramente scrigno di tesori, sembra una frase fatta, ma è così. Sono scrigno di tesori, si vede dal numero di chiese, dal numero di opere, dall'altissima qualità delle opere che sono conservate nelle chiese, ma soprattutto dai grandi nomi che si ritrovano come autori, artisti delle opere che sono visitabili nelle chiese e fuori dalle chiese. Quindi sono luoghi che vanno studiati in un'ottica assolutamente nazionale e internazionale. Opere dal 500 ai nostri giorni, anzi da prima, che dico, Castellammare poi ha quel meraviglioso strato archeologico che è qualcosa di incredibile, ma Castellammare veramente offre opere dal paleocristiano fino ai nostri giorni. Vale la pena di studiarle e di conoscerle. Professoressa, prima di approdare qua mi hanno fatto fare un piccolo giro di città. Noi vi abbiamo intravisto. Dove avete fermato il Allora, il mio occhio l'ho fermato ovviamente sulla cattedrale, perché la vostro occhio? È lo cattedrale scrigno più. ha dei tesori, e permettetemi di dirlo, a cose meravigliose, al bellissimo Ciborio di Andrea da Fiesole, quindi siamo nel 400 toscano, tutto quello che volete, ma il mio occhio cade su quel meraviglioso angelo di Francesco Jerace. E sapete che Francesco Jerace sta anche a Sorrento, La con la sua passione per la meraviglia, che è la scultura mia, e per la scultura quell'angelo novecentesca. meraviglioso del monumento a Sarnelli nella cattedrale di Castellammare, fatto da Francesco Jerace. Francesco Jerace lo troviamo a Sorrento con lo splendido monumento ai caduti. Quando diciamo metodo Valente, non si è trattenuto dal salire sul timpano. Dottore Cinitalo, c'era il maestro giù, dottore Cinitalo, e lei invece passeggiava con Taddeo da Sessa, Federico II, Pier delle Vigne, tutti i personaggi, e parlava con questi personaggi in marmo dello Jerace come se stesse. A casa mia. No, le gambe non mi tremavano, deve essere. No, io mi trovo Meno benissimo male, con perché era un loro. posto pericolosissimo. I nostri auguri, i Grazie. nostri complimenti. Grazie Dateci una mano, mille. Castellammare ha fatto domanda per, con le sue acque, con questo patrimonio. Per il patrimonio dell'umanità, Dell'UNESCO. dell'UNESCO, e quindi che spingiamo, se non è Massimo. quest'anno saranno nei prossimi decenni, Ma ma c'è tutte le prerogative. sicuramente ha tutte le carte in regola per essere Quei patrimonio portici della dell'umanità. città emiliana ci piacciono, sono meravigliosi, però Dobbiamo spingere anche le nostre bellezze, perché assolutamente meritano. Castellammare, poi pensate che un'intera sala del Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha le pitture che provengono da Villa Arianna di Castellammare, un'intera sala, quindi non è poco. Grazie, grazie e buona serata. Grazie.